Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo Apple Quicktip. Accendere il nostro Mac significa quasi sempre passare attraverso la schermata di login, ovviamente se abbiamo disabilitato l'accesso automatico. Schermata di login che sicuramente cambia da sistema a sistema. Diversa era appunto con Leopard, Snow Leopard e diversa ancora è con Lion e Mountain Lion. E infatti è quella che vediamo adesso, è stata introdotta da OS X Lion. Ovviamente nella schermata di login noi, oltre ai pulsanti di spegnimento, riavvio e stop del Mac, possiamo selezionare a quale account che abbiamo creato sul nostro Mac accedere. È un'interfaccia molto semplice. Tuttavia, le possibilità di personalizzazione della schermata di login sono molto semplici, sono anzi basilari. Se vogliamo personalizzarla ulteriormente dovremo ricorrere a applicazioni apposite di personalizzazione e vedremo magari in qualche altro Quicktip o in un Apple Videoblog come possiamo personalizzare questa schermata. Mentre per il tip di oggi vedremo come visualizzare un ulteriore elemento molto interessante e molto utile. Può capitare infatti che sia necessario, appena visualizziamo la schermata di login, visualizzare anche un messaggio. Questo messaggio può essere molto semplice, come ad esempio darci il benvenuto, bentornato e il nostro nome. Oppure può essere anche utile nel caso in cui noi avessimo un MacBook e quindi volessimo visualizzare un messaggio che indichi le nostre informazioni di recapito nel caso in cui questo MacBook vada perso. Come possiamo allora visualizzare questo messaggio? Beh, vi dicevo che esistono molte applicazioni, molti utilities che permettono di personalizzare la schermata di login, compresa anche la visualizzazione di questo messaggio. Tuttavia, Apple, a partire da OS X Lion, ha introdotto una scorciatoia che permette di abilitare direttamente dalle preferenze di sistema la visualizzazione di un messaggio nella schermata di login. E vediamo come fare. Dovete quindi aprire le preferenze di sistema e recarvi nella sezione personale a sicurezza e privacy. Ovviamente se le avete bloccate, sbloccatele come sempre e troverete la voce mostra un messaggio quando lo schermo è bloccato. Se voi lo abilitate, se selezionate il pulsante imposta messaggio di blocco, nella finestra di dialogo voi potete inserire qualunque messaggio vogliate visualizzare nella schermata di blocco. Ad esempio, benvenuto, oppure in caso di smarrimento contattare tizio al seguente numero di telefono e poi inserite il vostro numero. Mentre confermate e poi se ritornate alla schermata di login visualizzerete il messaggio che avete impostato. Quando poi non volete più visualizzarlo o volete cambiarlo, basterà ritornare nelle preferenze di sicurezza e privacy e disabilitare la visualizzazione del messaggio oppure impostarne uno nuovo, modificando quello attuale. Ecco qua, molto semplice ed è qualcosa che può ritornare a volte utile. Detto ciò, spero che questo quick tip vi sia piaciuto. Io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao a tutti!